Finisce 1-1 a Suno tra la prima della classe e il Momo, un pareggio che comunque, visto il KO della Virtus Cusio, può andare bene ai bianconeri, che ora portano a 6 i propri punti di vantaggio nei confronti della squadra di Bonan e del PD Mulera. La Sonese si porta in vantaggio al sesto del primo tempo. Carpo si fa strada di prepotenza e trova la conclusione che vale l'1-0 per la squadra di Cerutti. La Sonese ha la colpa di non chiudere la partita e così gli ospiti ne approfittano. Al 14° della ripresa, in mischia, sugli sviluppi di una punizione, Negrello imbusta l'1-1, che è il risultato finale. Il Momo rimane in 10 per il doppio giallo rimediato da Nesticò. Finale con forza in locale, ma Corgiolani è un baluardo insuperabile e dunque termina in pareggio.